Allora, parliamo di quelle che sono le diverse famiglie di processi aziendali. In fin dei conti, se noi pensiamo al sistema informativo, il sistema informativo è pensato per andare a supportare quello che è un processo. Abbiamo definito modelli di processo utilizzando BDMN. L'idea è che possono essere più o meno complessi, ma sostanzialmente un qualche processo che sta alla base del sistema informativo lo troviamo. Ovviamente noi abbiamo diversi tipi di classificazione. Una possibile classificazione, quella basata sulla piramide di Anthony, di cui abbiamo parlato un attimo fa. Una seconda possibile modo di classificazione è quello per l'appunto tramite le famiglie di processi che vengono supportati. Volendo ce n'è un'altra, che però è un po' meno ben definita, che riguarda i domini applicativi. Per cui, se io devo fare un sistema informativo per un'università oppure per una fabbrica di automobili, è chiaro che le due cose, pur avendo magari gli stessi livelli, analoghe funzioni aziendali, saranno estremamente diversi perché trattano di oggetti molto diversi. Cosa intendiamo quando parliamo di famiglie di processi? Possiamo utilizzare questo diagramma molto semplice come linea guida. Si chiama diagramma AT, vi lascio indovinare il perché, e riporta tre principali categorie di sistemi informativi. La barra verticale rappresenta quelli che sono i processi primari. I due tratti orizzontali invece rappresentano quelli che sono i processi di gestione e di supporto. Qual è la differenza fondamentale tra queste tre tipologie? Allora, sostanzialmente un aspetto è l'orientamento. I processi primari sono verticali. Di solito quando ci riferiamo a qualcosa di verticale, intendiamo qualcosa di specifico. Le altre due famiglie di processi sono invece orizzontali, ovvero più generiche, meno specifiche per uno specifico dominio applicativo. I processi primari sono ovviamente quelli che sono specifici per un particolare organizzazione o tipologia di organizzazione. Come dicevo prima, se devo produrre delle sedie piuttosto che delle auto, devo gestire la manutenzione delle strade, avrò diversi processi primari. I processi di gestione e di supporto invece hanno una serie di aspetti abbastanza simili e quindi comuni anche in diversi processi aziendali, diversi, scusate, domini applicativi. Se devo gestire la contabilità, avrò la partita doppia fatta in maniera analoga, più o meno complicata, in diverse aziende. Quindi l'idea è che posso andare a classificare i miei sistemi informativi in base al tipo di processo che supportano, quindi quelli primari specifici per un certo tipo di prodotto, organizzazione o tipo di organizzazione, sostanzialmente sono quelli verticali che sono orientati a dare un servizio o un prodotto al mio cliente. Quindi la finalità di quei processi è produrre qualcosa che poi verrà venduto. I processi di supporto, come suggerisce, il nome, sono processi che permettono di andare a, dare un aiuto a tutto quanto avviene all'interno della mia azienda. Per cui, che so, la gestione delle infrastrutture non produce niente di utile per il mio cliente, ma è fondamentale. La gestione dell'infrastruttura informatica.
la contabilità. Okay? Sono tutta una serie di processi che non mi danno nessun risultato, non mi danno niente che io posso vendere, però sono fondamentali per l'azienda. Abbiamo poi i processi di gestione che, per l'appunto, come suggerisce il nome, sono fatti per gestire l'azienda e quindi hanno l'obiettivo di guidare l'azienda nella direzione giusta. Quindi avrò diverse tipologie di sistemi informativi in queste tre grosse, che supportano queste tre grosse famiglie di processi. Quindi supporto, gestione e primari o operativi, perché in realtà se l'obiettivo è quello di andare a produrre qualcosa che serve al cliente, sostanzialmente, se richiamiamo l'organizzazione in livelli, sono quelli pensati per il livello operativo. I processi operativi o primari ovviamente si differenziano molto in base a quello che è il dominio applicativo. Processi manifatturieri, industrie di processo, aziende di telecomunicazioni, banche, assicurazioni, vendita al dettaglio, utilities, pubblica amministrazione, salute, istruzione, eccetera, eccetera. I processi primari, ovviamente, in base al dominio applicativo, saranno diversi. Iniziamo a ragionare su quelli che sono i processi di supporto. In generale, quando parliamo di processi di supporto, abbiamo tre grosse categorie. La parte amministrativa, diciamo contabilità in senso lato, la parte di gestione delle risorse umane e la parte di gestione dei sistemi informativi. Questi ci sono praticamente sempre, ok? E sono quelli che prendono la maggioranza delle risorse. Questi processi di supporto sono processi orizzontali, nel senso che si applicano con qualche variante anche in aziende che operano in diversi domini. È ovvio che la contabilità la farò in maniera un po' diversa a seconda di cosa e come vendo. Stessa cosa dicasi per le risorse umane. Se ho dei servizi da vendere, ho un certo tipo di gestione delle risorse umane. Se ho dei prodotti fisici da produrre, ne avrò un altro. Anche per la parte di risorse informative, la gestione della parte informatica dell'azienda può variare a seconda del tipo di azienda. Però, in realtà, tante caratteristiche sono comuni. Iniziamo da questo signore. Senza guardare sulle slide, qualcuno sa chi è? Quello in primo piano, eh? Allora, quel signore col cappuccio si chiama Luca Pacioli, anzi si chiamava, ed era uno studioso che nel 1400, quasi 1500, ha inventato sostanzialmente quella che è la partita doppia. Quindi, quando vi dico che la contabilità è sempre la stessa da secoli, effettivamente è vero. Poi, ovviamente ci sono varianti tecnologiche o specifiche, però sostanzialmente l'idea fondamentale è quella. Ci sono degli standard di alcune organizzazioni internazionali, ci sono gli aspetti legislativi che normano questi aspetti in maniera molto precisa.
Per quanto riguarda le aziende quotate in borsa, ci sono dei vincoli anche europei, su come andare a presentare i bilanci e gestire la contabilità. Per cui questa parte è standardizzata. Andate in edicola e trovate il pacchetto che vi supporta la gestione della contabilità. È la cosa più orizzontale che ci sia. Ovviamente poi in funzione dell'azienda io posso avere delle esigenze magari un po' diverse, per cui posso avere una necessità di andare a fare una gestione della contabilità per i diversi settori della mia azienda, per cui scusate, clienti, fornitori, gestione di pagamenti, più specifica, posso avere un livello, diciamo, istituzionale in cui ho tutta una serie di documenti che io devo presentare, ad esempio i bilanci, per avere ovviamente la conformità al mandato di legge, oppure posso avere una gestione magari molto più di dettaglio all'interno di una specifica funzione aziendale, che è specifica per andare a gestire una particolare area della mia azienda. Quest'ultima che è per la struttura interna non è quella che si chiama contabilità in nero, che è illegale. È una parte della contabilità che è specializzata e mette in evidenza quello che serve per gestire una particolare parte dell'azienda. Abbiamo poi la parte di risorse umane, dove dobbiamo andare a gestire quella che è la pianificazione, e quindi devo andare a capire quali sono le competenze necessarie per la mia azienda. Per cui posso pianificare acquisizioni, ma posso anche andare a pianificare training del mio personale. Ho una parte di gestione delle relazioni, ad esempio sindacali. Ho una parte di amministrazione del personale, quindi ho la gestione delle attività lavorative, le presenze, ferie, vacanze, eccetera. Le paghe, quindi le paghe mensili, premi di produttività, tredicesime, eccetera. E ho poi tutta la parte accessoria che possono ad esempio andare a riguardare la gestione delle pensioni, eventualmente gli aspetti di gestione della salute. So ad esempio un'azienda di una certa dimensione ha necessità di avere delle visite periodiche dei propri dipendenti, assicurazioni, pagamento delle tasse, almeno per quanto riguarda il datore di lavoro. E poi ho la gestione del personale che ho a disposizione. Tutti aspetti legati alle diverse esigenze. Anche qui tutte le attività sono abbastanza standard. Poi il dettaglio può variare, perché è ovvio che se ho un'azienda di 20 persone, le mie esigenze di gestione del personale sono completamente diverse rispetto a un'azienda di qualche migliaia di persone. Però le tipologie di processo sono sostanzialmente analoghe. E poi c'è la gestione dell'infrastruttura IT. La parte informativa. Anche qui
la serie di attività, di processi che vengono svolti sono abbastanza standard. Infatti sono stati sviluppati degli standard internazionali apposta per andare a gestire quelle che sono le attività relative alla infrastruttura IT. Diciamo che uno dei più diffusi e famosi si chiama ITIL, che sta per IT Infrastructure Library. Che cos'è questo standard? Sostanzialmente è un elenco di tutti i processi che devono essere messi in atto in un'azienda per gestire l'infrastruttura IT. Immaginate domani di capitare in un'azienda, vi assumono e vi dicono: d'ora in poi tu sei il CIO, Chief Information Officer, responsabile dell'area IT. Che cosa devi fare? Beh, questo standard elenca tutto quello che c'è da fare per quanto riguarda l'infrastruttura IT. Non vi dice come vengono fatte le cose, ma vi dice che cosa bisogna fare, perché poi ogni azienda avrà la sua peculiarità, che dipende dal dominio applicativo, da che cosa ha effettivamente a disposizione, dalle dimensioni, però sostanzialmente quelle tipologie di attività devono essere fatte. E ITIL identifica una serie di aree: una parte di gestione strategica, una parte di design, una parte di transizione e la parte di operatività, oltre a un'area che chiamiamo di miglioramento continuo. Quando parliamo di strategia IT, che cosa intendiamo? Intendiamo quello di andare a pianificare come gestire e come far evolvere l'infrastruttura in modo da andare incontro a quelle che sono le esigenze dell'azienda. Quindi il mio obiettivo è avere un'infrastruttura che è in grado di supportare l'azienda. Per cui ho la definizione di una strategia, che qui viene chiamata Strategy Generation, Service Portfolio Management, che è un altro nome di quello che io vi ho chiamato prima Application Portfolio Management. Quindi devo sapere quali sono i servizi IT presenti nella mia azienda, avere un dettaglio, sapere a chi servono, in modo da quantomeno attribuire un valore a tutto quello che ho in casa. È sostanzialmente un inventario. Gestione della domanda, e quindi avrò delle richieste che arrivano probabilmente da altri settori dell'azienda su funzionalità, nuovi servizi, esigenze, e quindi devo tenere quelle in considerazione. Potrebbe anche essere semplicemente il potenziamento di infrastruttura, la correzione di particolari problemi. E poi ho la parte di gestione finanziaria. Se c'è un budget per la gestione IT, questo dovrà essere utilizzato e pianificato. Se io ho una bella, bellissima strategia, ma ho soldi soltanto per una parte, dovrò andare a o recuperare più risorse, risparmiare da qualche parte, dare una priorità a quello che ho fatto, però sostanzialmente devo avere sotto controllo quella che è sono le mie risorse finanziarie oggi e ovviamente per un periodo lungo. E non posso arrivare a metà anno e aver speso tutto quello che avevo a disposizione. Poi c'è la parte di design, che riguarda progettare
i sistemi informativi da sviluppare oppure andare ad acquisirli. Attenzione, qui non stiamo parlando di sviluppo vero e proprio, perché la parte IT è di gestione dell'infrastruttura. Quindi la scrittura, lo sviluppo di un sistema informativo è al di fuori di questo. E normalmente è una parte a sé. Può essere messo sotto il cappello dell'infrastruttura IT, ma sostanzialmente non è di gestione dell'infrastruttura, è di sviluppo. Per cui, di nuovo, abbiamo la gestione di quello che è il catalogo dei servizi che ho a disposizione, quello che si chiama service level management, ovvero garantire che la mia infrastruttura dia un certo livello minimo di servizio a tutti, il numero di access point Wi-Fi che ci sono al Politecnico deve essere adeguato al numero di persone che ci sono e che lo usano. Se io sono nell'aula e non riesco a collegarmi al Wi-Fi, quello significa che il livello di servizio non è quello richiesto. Gestione della capacità di servizio, quindi ad esempio devo avere sufficiente potenza di calcolo, sufficiente capacità di memorizzazione, devo essere in grado di gestire il carico di lavoro. Gestione della availability, devo garantire che il mio sistema sia sostanzialmente disponibile. L'availability è una delle misure classiche di qualità del servizio, che mi dice su un certo periodo di tempo qual è la frazione in cui il mio sistema è effettivamente utilizzabile e quale invece sostanzialmente mi impedisce di utilizzarlo. Per cui idealmente io ho un sistema, vorrei avere un sistema che è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno. In pratica, per vari problemi, non avrò mai il 100%, avrò dei valori probabilmente più bassi. Quindi tutta la parte di gestione necessaria a garantire la disponibilità è una serie di processi che ricadono sotto la responsabilità dell'area IT. La continuità del servizio, io nella transizione devo garantire che tutto funzioni. Information security, quindi devo avere una sicurezza informatica, gestione dell'autenticazione, autorizzazione, garanzia di mantenere la privacy e la sicurezza dei dati, e poi supplier management, cioè la gestione dei fornitori, non i fornitori dell'azienda, i fornitori di servizi informativi. Quindi se vado a comprare un sistema informativo dovrò gestire la relazione col mio fornitore di sistemi informativi. Attenzione che lì dentro ricade anche la relazione con un'azienda che sviluppa il sistema informativo per me. Quindi io posso comprare un qualcosa già pronto, chiave in mano, posso andare a interagire in maniera più stretta con un fornitore che costruisce e sviluppa il sistema informativo per me, dove questo fornitore può essere un'azienda esterna, ma potrebbe anche essere una parte dell'azienda che si occupa di sviluppo di software. È molto più facile se è una parte dell'azienda, perché essendo interna ho facilità di relazione, però sostanzialmente buona parte delle dinamiche sono le stesse, cioè devo andare a dire quali sono i requisiti, andare a valutare quello che mi viene dato e sostanzialmente accettare il software, rimandarlo indietro, segnalare i difetti. Quindi buona parte di questo tipo di relazione è sostanzialmente
indifferente rispetto al fatto che il mio fornitore sia interno o esterno all'azienda. Una delle leggi, diciamo così, universali dell'informatica mi dice che l'unico software che non cambia mai nel tempo è quello che nessuno usa. Viceversa, se un software è utilizzato, per forza cambia, perché cambiano le esigenze e cambia il contesto. Quindi è necessario avere una serie di processi che mi permettono di andare a gestire l'evoluzione dei servizi IT. Per cui ho la pianificazione di quella che è la transizione verso un nuovo sistema, la gestione del cambiamento, che vuol dire quando mi arriva una richiesta di fare una modifica, che so, aggiornare la versione del sistema operativo, devo valutarla e eventualmente capire quanto costa, approvarla e poi avviare il processo. Non è che mi arriva la richiesta di aggiornare qualcosa e io lo faccio così al volo. Devo andare a valutare ovviamente gli impatti. La gestione delle configurazioni, quindi nel momento in cui ho due versioni diverse dello stesso sistema informativo o dello stesso insieme di sistemi informativi, devo andare a sapere esattamente quali sono, in modo da poterli gestire. Per cui se io aggiorno la versione di un pezzo del mio sistema informativo e questo non funziona, devo essere in grado di sapere qual era precedente in modo da poter tornare indietro. Gestione dei rilasci, di nuovo l'uso di un sistema informativo è un po' più complicato di una semplice app che ho sul mio telefono. Non mi basta semplicemente scaricare e installare. L'installazione può richiedere un'operazione estremamente complessa. Molto spesso, mentre sto installando una nuova versione del mio sistema informativo, quella vecchia è ancora in funzione. Quindi devo prevedere a un certo punto la transizione da uno all'altro. Quindi uno lo spengo, l'altro lo accendo, ma però i dati devono restare. Quindi il deployment di una nuova versione di un sistema informativo non è una cosa banale. Ho tutta una parte di validazione e di test, che nel momento in cui devo aggiornare o modificare qualcosa, devo, prima di mettere in produzione qualcosa, verificarlo. Quello che normalmente si fa, specialmente se ho un'organizzazione di dimensioni significative, è di avere un ambiente di produzione, quindi un insieme di server che vengono utilizzati normalmente per tutta la parte operativa, e un ambiente di test, che è esattamente identico all'altro, ma viene utilizzato esclusivamente per verificare che la nuova versione, volendo semplificare, funziona. Una volta che ho testato la versione nell'ambiente di test, la posso far passare in ambiente di produzione. L'idea fondamentale è che l'ambiente di test deve essere tale e quale, ad esempio avere gli stessi dati che sono presenti nell'ambiente di produzione, in modo da poter fare un test che sia realistico. Se non ho un ambiente di test, la strategia è incrocio le dita e spero. Valutazione. Se voi immaginate di voler fare una transizione verso un nuovo cliente, scusate, un nuovo fornitore di sistemi informativi, avrete magari più di una scelta e quindi dovete andare a prendere i sistemi informativi da installare e fare una valutazione.
in modo da scegliere il migliore. E poi c'è tutta la parte di knowledge management. Tutto quello che io imparo utilizzando un sistema deve essere scritto e messo a disposizione di tutti, in modo che quella conoscenza poi possa essere utilizzata successivamente per gestire il sistema. Quindi c'è la parte di operazione, far funzionare effettivamente il sistema. Tutto quello che abbiamo visto prima non riguarda assolutamente il funzionamento quotidiano dell'infrastruttura informatica. Riguarda la pianificazione e l'evoluzione. E poi ci sono tutte le attività che vengono svolte quotidianamente perché l'infrastruttura informatica funziona. Quindi, gestione dei vari eventi. Posso avere eventi che mi danno, che so, il livello di saturazione dei dischi che ho a disposizione, per cui so che oltre una certa soglia devo andare a sostituire i dischi. Posso avere informazioni sul fatto che, so, la carta disponibile presso le stampanti è sotto un certo livello e quindi la devo sostituire. È necessario andare a fare un certo tipo di manutenzione su qualche dispositivo. Devo andare a cambiare le batterie dei microfoni nelle aule, eccetera. Gestione degli incidenti, ovviamente è possibile che succeda qualcosa che non è normale o pianificato e quindi devo intervenire, tipicamente un guasto. Gestione delle richieste, e quindi se ho una richiesta per una particolare attività la devo seguire. Qui, che so, voglio l'installazione di un nuovo terminale da qualche parte, e ovviamente quella deve essere fatta, è gestione quotidiana. Devo collegare in rete un nuovo PC in un ufficio, ecco, ovviamente devo andare a stendere il cavo e poi collegarlo. Gestione delle varie problematiche e gestione dell'accesso. Banalmente, quando un nuovo impiegato prende servizio, bisogna dargli tutti gli accessi e quindi garantire che abbia la possibilità di lavorare con il sistema. Tutti questi sono una serie di processi che devono essere in qualche modo gestiti. Li posso gestire a mano oppure, nel migliore dei casi, ho un qualche sistema informativo che mi permette di andare a fare questo tipo di gestione. Quindi, se domani venite assunti per fare la gestione dell'infrastruttura informatica di un'azienda, la prima cosa che dovreste fare è capire come l'azienda e se l'azienda gestisce in qualche modo strutturato tutte queste attività. Se non lo fa, probabilmente manca qualcosa. L'idea è che se devo fare qualcosa, devo avere idea di come viene fatto ed eventualmente avere un sistema informativo in grado di supportarlo. Il secondo grosso gruppo di processi sono quelli di gestione. Abbiamo già visto prima che sostanzialmente passando dal livello operativo a quello strategico ho ovviamente la gestione e se vogliamo a livello strategico ho la metagestione, la gestione delle gestioni, quindi la pianificazione più a lungo termine. In generale, storicamente, la definizione, lo sviluppo dei sistemi informativi è andato a partire dal basso verso l'alto, quindi ha iniziato a riguardare la parte operativa,
e poi man mano è salita verso la parte strategica. Quindi quando parliamo di gestione strategica, abbiamo già accennato prima, devo andare a capire come gestire strategicamente la mia azienda o la mia organizzazione, andando a vedere i mercati, i prodotti, eccetera, ma non c'è nessuna regolarità nell'uso. Mentre per i sistemi a livello operativo questi vengono utilizzati di continuo perché permettono di andare a svolgere attività primarie, quando parlo di pianificazione strategica questa viene fatta in maniera sporadica e non preordinata. Quindi l'idea di andare a definire dei piani è uso diversi approcci. Qui ci sono due sigle che significano CSF, sta per Critical Success Factor, sono i fattori critici di successo. Sostanzialmente vado a raccogliere delle misure che ritengo siano critiche per il successo della mia azienda e vedo il loro andamento, vedo quanto si discostano dagli obiettivi. BSC invece sta per Balanced Scorecard ed è un approccio che riguarda la misura di diversi aspetti della mia azienda che per l'appunto siano bilanciati. È ovvio che se io vado a ottimizzare, pianificare gli obiettivi aziendali puntando esclusivamente a massimizzare il profitto, licenzio le persone, abbasso la qualità, cerco di vendere il più possibile. Ovviamente questo funziona a breve termine, a lungo termine perdo i clienti. Quindi devo andare a considerare ad esempio anche altri aspetti di qualità, quindi non esclusivamente finanziari. In generale l'idea è che se ho degli indicatori, che sono quelli che vengono utilizzati nell'approccio della Balance Scorecard, questi devono cercare di essere bilanciati e di andare a osservare diversi aspetti della mia azienda. Ogni volta che io cerco di andare a ottimizzare un singolo indicatore, sostanzialmente sto facendo un pessimo lavoro, perché ovviamente controllo quello specifico indicatore e il sistema normalmente si adatta per andare a ottimizzare quello perdendo d'occhio tutti gli altri. Se io devo produrre del pane e vado a misurare l'efficienza della mia produzione andando a contare quante pagnotte produco, chi produce le pagnotte mi farà delle pagnottine piccole piccole. Se io cambio e invece di andare a misurare il numero di pagnotte vado a misurare il peso delle pagnotte, ovviamente chi produce le pagnotte mi farà delle pagnottone enormi che pesano un sacco. Per cui in generale l'utilizzo di pochi indicatori che non siano bilanciati e non guardino diversi aspetti di solito mi porta ad alterazioni di quello che io sto andando a osservare. Perché? Perché in generale quando una misura diventa un obiettivo cessa di essere una buona misura, perché il sistema cerca di adattarsi e ottimizzare. Quindi l'idea del Balance Scorecard è per l'appunto di avere una serie di misure bilanciate su diversi aspetti dell'azienda in modo da mantenere una prospettiva bilanciata di quello che è il funzionamento dell'azienda. Abbiamo visto cos'è il management control, sostanzialmente l'idea di andare a gestire il budget, preventivo e consuntivi, viene fatto in maniera ricorrente, con una cadenza abbastanza regolare, ed è sostanzialmente abbastanza simile
in tanti domini applicativi. Mentre la pianificazione strategica è individuale per ogni singola organizzazione, perché ogni singola organizzazione ha la propria visione, i propri obiettivi, ovviamente anche lavorando in domini diversi, la parte di gestione del controllo, di management, in generale è abbastanza standard. Ovviamente, volendo, io ho anche un'attività di controllo a livello operativo, quindi le micro operazioni che faccio quotidianamente devono essere controllate in modo da non avere degli errori e poter correggere eventualmente ove necessario. In generale, in questi tre livelli in cui devo andare a prendere le decisioni, le decisioni possono essere prese in diversi modi. Una possibile caratterizzazione del tipo di decisioni è quella che vede le decisioni di tipo strutturato, semistrutturato o completamente non strutturato. Se io ho delle decisioni strutturate, l'idea è molto semplice, ho un algoritmo che, dato un input, mi produce la decisione in output. Un po' più complicato è quando ho delle decisioni semistrutturate, per cui so il tipo di output, però non ho una regola precisa che mi dice come andarlo a produrre a partire dall'input. E poi ho un approccio che è non strutturato, in cui le decisioni sono sostanzialmente soggettive ed è difficile andare a prendere una decisione. È lasciata la sensibilità di chi prende la decisione. Piccola osservazione, quando parliamo di decisioni semistrutturate è perché sostanzialmente è difficile andare a scrivere un diagramma di flusso o un programma che, dato l'input, mi dica cosa fare. Una strategia abbastanza di moda ultimamente è quella di dire: va bene, uso un sistema di intelligenza artificiale, machine learning o il termine che preferite. L'idea qual è? È molto semplice. La decisione non è di tipo strutturato e quindi non posso scrivere un algoritmo, però quello che posso fare è andare a vedere cosa è successo nel passato per decisioni simili. Quindi prendo uno strumento che può essere una semplice regressione lineare, o una rete neurale molto profonda, e inizio a definire i parametri di questi strumenti in modo da riprodurre, dati gli input del passato, quelle che sono state le decisioni prese. Per cui posso andare a prendere, le decisioni dei giudici negli ultimi 50 anni, andare a analizzare tutte le caratteristiche dei casi e andare a costruire una rete neurale che, in base alle caratteristiche del caso, mi dà la decisione del giudice finale. È fattibile, tecnicamente. Praticamente il problema è che devo fare molta attenzione a quali dati storici ho a disposizione. Perché altrimenti il rischio è di avere delle decisioni che sono completamente sbagliate.
Esempio concreto che forse vi ho già citato, posso utilizzare un meccanismo di questo tipo di machine learning per andare a decidere se un candidato che devo assumere nella mia azienda debba essere assunto o meno. Il tutto funziona benissimo, salvo il fatto che in alcuni settori la proporzione di uomini rispetto alle donne è assolutamente sbilanciata. L'informatica è uno di questi. Per cui se io vado a basarmi sui dati passati, in passato erano pochissime le donne che ho assunto. Di conseguenza l'algoritmo che cosa fa? Tende a dare la preferenza agli uomini. Perché? Perché semplicemente i dati del passato sono quelli. Quindi in generale, sebbene esista la possibilità di andare a avere un supporto per andare a prendere decisioni che sono effettivamente semistrutturate, il rischio è che delegare la decisione esclusivamente a un sistema automatico che mi porta a prendere decisioni che sono fortemente influenzate da quello che è lo sbilanciamento dei dati di partenza. Per cui in generale, se una decisione è semistrutturata e soprattutto il modo in cui viene presa in maniera automatica e opaco, il consiglio è fidatevi poco. Per quelle non strutturate non c'è niente da fare. Normalmente sono decisioni così uniche che è praticamente impossibile avere qualunque modello che sia in grado di predirle o comunque di darmi un supporto. E infine abbiamo i processi primari. Processi primari che sono quelli specifici per un particolare prodotto o servizio che io voglio andare a produrre. Sono per l'appunto verticali, specifici. Esistono diversi modi di andare a organizzare questi processi primari, quindi tassonomie che non tengono conto di tutti i processi aziendali, ma esclusivamente di quelli primari. Uno è quello che si basa su quella che si chiama la catena del valore, dove sostanzialmente il principio è che il valore, il costo di un prodotto, di un servizio, dipende da una serie di attività primarie che servono per produrlo, più quelle di supporto, più ovviamente un margine di guadagno. Per cui posso andare a definire processi in base a questa che è una catena che parte dalla logistica in ingresso, dalla parte di operazioni, la logistica in uscita, marketing, servizio post vendita più il margine. E quindi, a parte il margine che non corrisponde a nessuna attività, posso andare a utilizzare questa serie di attività che costituiscono la catena del valore del mio prodotto come criterio per andare a classificare i miei processi e quindi i miei sistemi informativi collegati. Un altro tipo di classificazione si basa su quella che è la catena di fornitura. Quindi molto spesso se ho prodotti generati da un'industria manifatturiera avrò catene di fornitura a monte, a valle della mia azienda e quindi la gestione di tutte queste relazioni con i clienti e i fornitori mi permette di andare a classificare quantomeno i processi che la supportano. Come vado a definire la catena di fornitura? Lo posso fare in tanti modi.
Uno di questi, che è sostanzialmente abbastanza standard, si chiama SCORE, Supply Chain Operation Reference, ed è sostanzialmente un modello di catena di fornitura definito da questa organizzazione. Sostanzialmente SCORE prevede tre fasi: la pianificazione, l'esecuzione e diciamo la parte di attività di supporto. L'esecuzione prevede source, cioè acquisisco i prodotti, make, quindi produco quello che faccio, assemblo o altro, deliver, quindi consegno il mio prodotto ai miei clienti, ed eventualmente gestisco la parte di return, prodotti difettosi o altro. Ovviamente la parte di enable è di contorno, per cui ho la gestione del magazzino e tutte attività che servono di contorno a quelle quattro principali, quindi source, make, deliver, return. Com'è che fa SCORE a gestire tutti i processi legati alla gestione della catena di fornitura? Sostanzialmente definisce tre livelli di dettaglio. Un livello molto alto, che per l'appunto corrisponde alle fasi che abbiamo visto prima. Pianificazione, source, make, deliver e return. Una parte un po' più bassa, che si chiama di configuration, in cui io posso avere alcune varianti, per cui ho una produzione che è standard, una produzione che è specifica in base all'ordine che ricevo, quindi produco semplicemente in base agli ordini, una produzione che è un po' meno standard, ma è orientata a riempire un magazzino, eccetera. E poi ho a più basso livello quelli che sono i processi elementari. Quindi l'idea è, qui c'è lo schema, che comunque se devo andare a gestire una catena del valore, avrò una serie di processi di pianificazione, alcuni di source, alcuni di make, alcuni di deliver. Ovviamente ho anche il return e l'enable, ma quelli sono, diciamo, meno importanti. Dato un particolare tipo di organizzazione, il make può essere fatto in diversi modi, come pure il deliver. E quindi vado a scegliere la variante che preferisco, o comunque che è quella che si sposa con quella che è la mia organizzazione. A livello più basso, scelta una variante, ad esempio, di make, so che per fare il make ho una serie di processi ben definiti. Ciascun processo poi si espande in una serie di attività. Quindi quest'ultimo livello di decomposizione sostanzialmente potrebbe essere descritto, ad esempio, in BBMN. Quindi in questo caso qui ho un processo P3.1 Identify, Prioritize and Aggregate Requirements, Identify, Assess and Aggregate Production Resources, Balance Production Resources with Requirement, Establish Detailed Production Plan. Quindi questo è una specifica istanza del processo di planning. Ovviamente la gestione di una supply chain è relativamente standard, quindi io posso avere alcune varianti standardizzate e i processi di nuovo ben definiti.
Attenzione che poi il dettaglio di come viene svolto ciascun processo non è standard, dipende da come è fatta la mia azienda. Dall'organigramma, dalle dimensioni, però sostanzialmente un processo con quel nome, bene o male, dentro la mia azienda ci sarà. E quindi probabilmente avrò un sistema informativo che è in grado di supportarlo. Però la supply chain è un pezzo di quello che potrebbe essere l'insieme di processi primari. Io poi ho tantissimi processi primari che variano tantissimo in funzione di quello che è il dominio applicativo. Dalla manifattura, all'industria di processo, telecomunicazioni, eccetera. E quindi per ciascun dominio io molto spesso ho specifici tipi di processi e quindi sistemi informativi adatti e pensati per quel caso specifico. Per cui, ad esempio, se ho processi manifatturieri, avrò una parte di pianificazione e una parte di esecuzione. Nella parte di esecuzione avrò la gestione dei dati di prodotto, di processo, la gestione degli ordini, la gestione del materiale. Qui facciamo riferimento alla supply chain e la parte di operatività fisica, quindi la costruzione effettiva. Per quanto riguarda la pianificazione, io ovviamente posso avere diversi livelli, diversi orizzonti temporali, per cui a livello strategico avrò la necessità di capire quello che sono gli andamenti di mercato e ho un orizzonte di mesi oppure anni. Se devo andare a pianificare a distanza di un anno, devo andare a definire quelle che sono le mie potenziali richieste, le mie esigenze e vado a operare a livello di singoli stabilimenti. Se devo pianificare a livello di un mese, scusate, la mia pianificazione non è a livello di stabilimento, ma probabilmente è a livello di singola cella di produzione o linea di produzione. Se devo pianificare a livello di una settimana, devo capire esattamente quello che dovrò fare la prossima settimana e quindi, avrò una pianificazione a livello dettagliato di singola cellula produttiva. Per quanto riguarda l'esecuzione, di nuovo, se devo fare la gestione dei dati di processo e di prodotto, devo andare a catturarli e sostanzialmente il livello, la diffusione di questo sistema è a livello aziendale. Per la gestione degli ordini, dei materiali e la gestione fisica dei materiali, dei prodotti, avrò obiettivi diversi e avrò delle diverse esigenze, quindi avrò sostanzialmente grandi quantità di dati che mi permettono di tracciare gli ordini, i materiali e di andare a definire quelle che sono le operazioni fisiche. Ovviamente la gestione degli ordini e dei materiali viene fatta con una cadenza temporale ampia, mentre invece la gestione dei movimenti fisici all'interno della mia azienda è fatto con un orizzonte temporale molto più ristretto, quindi sostanzialmente deve essere fatto in tempo reale. Quando
Quando devo andare a gestire i dati di processo e di prodotto, solitamente ho alcune categorie più o meno standard di sistemi informativi. In questo caso si parla di PLM, Product Lifecycle Management. Sono dei sistemi informativi che mi permettono di andare a gestire il ciclo di vita di un certo prodotto. Quindi sostanzialmente devono immagazzinare le varie fasi e devono permettermi di mantenere queste informazioni eventualmente cambiandole nel tempo. Ho dei sistemi che si chiamano di Bill of Materials, ovvero se devo andare a produrre un certo prodotto devo sapere quali sono gli elementi che mi servono o eventualmente le materie prime per produrlo. Per cui, dato ogni singolo prodotto che io posso produrre, devo avere l'elenco dei pezzi necessari per assemblarlo. Perché questo è necessario? Perché se ho un ordine per un certo elemento, per un certo tipo di prodotto, devo sapere cosa andare a cercare in magazzino e eventualmente cosa ordinare ai miei fornitori. E poi ho dei sistemi che mi permettono di andare a gestire il ciclo di produzione, quindi le varie fasi e attività di costruzione e di assemblamento. Per cui normalmente un sistema di Bill of Materials permette di gestire un prodotto, di suddividerlo nelle sue sottoparti, questi di suddividerlo ancora nelle sottoparti, in modo da capire cosa devo produrre a livello intermedio e cosa devo ordinare sostanzialmente ai miei fornitori. In termini di progettazione normalmente si parla di sistemi CAD o CAM, computer aided design e manufacturing, PLM che abbiamo visto prima. A volte si parla di MRP, Manufacturing Resource Planning, ovvero un sistema informativo che è in grado di andare a aiutarmi nella pianificazione di tutte le attività legate alle manifattura. Quindi un MRP di solito include tutto. Il PLM, la parte di gestione del bill of material, la gestione degli ordini a clienti e fornitori. Quindi tutta la parte di pianificazione, di gestione dei dati, di processo di prodotto sono integrati all'interno di un unico sistema informativo che si chiama MRP. Ci sono anche altri sistemi che vengono di solito chiamati di CIM, Computer Integrated Manufacturing, che partendo dai dati del prodotto sono in grado di andare a controllare per l'appunto la costruzione e quindi sono in grado di andare a pilotare robot o celle di produzione che mi assemblano i miei prodotti. Quindi un CIM è in grado di andare a gestire le singole attività, quindi le singole macchine a livello di cella di produzione, il flusso tra le varie celle ed eventualmente anche a livello più alto, quindi a livello di singolo impianto o di azienda, quindi andando a gestire anche il passaggio da un impianto all'altro. Quindi se abbiamo un'azienda manifatturiera abbiamo tutta una serie di tipologie di sistemi informativi.
Allora, nella parte iniziale, quindi design e engineering, ho dei sistemi tipo CAD che mi permettono di fare la progettazione. Ovviamente il risultato della progettazione, è anche la definizione di qual è il ciclo di vita, quindi come vado ad assemblarlo, quali sono gli elementi e le parti che mi servono. Per cui i sistemi di PLM e di Bill of Material permettono di gestire anche in parte la parte di design and engineering. La fornitura e la manifattura di solito sono situate all'interno di una catena di fornitura, quindi avrò un sistema di supply chain management. L'acquisizione, probabilmente avrò un sistema di e-procurement che mi permette di andare a fare l'acquisizione delle materie prime o dei pezzi che mi servono. Per la parte di manufacturing vera e propria, quindi escluso la parte di acquisizione delle forniture, avrò i sistemi tipo CIM, Computer Integrated Manufacturing. In generale, tutta questa parte qua, la parte di fornitura, la parte di manifatturiera, viene gestita da quello che è un sistema di tipo MRP. Manufacturing Resource Planning. La parte di vendita e distribuzione molto spesso è gestita da un altro tipo di sistema, e qui viene indicato come DRP, Distribution Resource Planning, quindi tutta la parte di spedizione, consegne e vendite è integrata in un unico sistema. Spesso alla fine abbiamo un sistema di CRM, Customer Relationship Management, quindi la gestione delle relazioni con il cliente, che possono includere le vendite, possono includere il supporto post vendita, eccetera. A volte, quando abbiamo dei sistemi informativi che sono in grado di gestire sia la fase di fornitura, quella di manifattura, vendita e distribuzione, quindi abbracciano queste tre fasi, di solito vengono chiamati ERP, Enterprise Resource Planning. Che è una sigla molto vaga che include tutti i sistemi informativi che sono in grado di gestire principalmente quelle tre diverse fasi, quindi la parte di fornitura, di gestione degli ordini, di fabbricazione vera e propria, quindi manufacturing, le vendite ed eventualmente la distribuzione. Per cui in generale quando sentite parlare di ERP, che è un termine molto generale, questo si riferisce a un qualche sistema che integra dati generali che servono in tutte queste fasi. ERP, originariamente nato nel contesto dell'industria di tipo manifatturiero, in realtà poi viene utilizzato per qualunque cosa, per cui c'è un ERP anche per la gestione della pubblica amministrazione o di qualunque altro tipo di azienda. Al limite, in alcuni casi, ERP è utilizzato come sinonimo di sistema informativo. In generale, il significato proprio è un sistema che abbraccia quelle tre fasi di un'azienda di tipo manifatturiero. Queste sono sigle che probabilmente sentirete o avete già sentito, giusto per definire qual è il contesto e qual è il loro significato. Poi, se vogliamo complicarci la vita, andiamo da un'azienda e se noi siamo un'azienda di tipo automotive,
ci dicono che tutti i nostri processi sono organizzati in queste aree che assolutamente non c'entrano niente con le classificazioni che abbiamo visto prima, non c'entrano niente con la classificazione di Anthony o la classificazione AT. E ci dicono che per gestire un'azienda di tipo automotive dobbiamo fare una parte di gestione dell'azienda, marketing e vendite, PLM, quindi Product Lifecycle Management, Supply Chain, Manufacturing, Order Management, Service e Business Support, dove queste diverse aree in realtà hanno una serie di sottoprocessi, gruppi di processi in realtà. Questa è una classificazione fatta da SAP, che è il principale vendor dei sistemi informativi, di ERP. Ne potete trovare di analoghe da parte di Oracle, ad esempio, che credo che sia in seconda posizione a livello mondiale. Il problema è che questo tipo di classificazione qui non è standard, riflette quelli che sono i prodotti sviluppati da quell'azienda. Ovviamente l'azienda avrà una serie di prodotti o un prodotto specifico per gestire l'environmental health and safety. Per cui quello che dovete fare, se voi vi rivolgete a SAP, è di andare a mettere una crocetta su quello che vi serve e SAP vi dice quanto vi costa. Ci sono altre segmentazioni fatte non dai produttori di sistemi informativi, ma da quelli che si chiamano integratori, cioè aziende che non producono direttamente il loro prodotto pronto, ma sostanzialmente integrano prodotti già esistenti, quindi aziende di consulenza. Le classificazioni o segmentazioni di questi integratori solitamente non sono pubbliche perché fanno riferimento a come loro pensano sia il modo migliore di andare a fare l'integrazione, e questo è ovviamente un vantaggio rispetto ai competitor, quindi quelle non sono pubbliche. Ci sono altre segmentazioni aperte che possono essere utilizzate, ma queste ovviamente non fanno riferimento ad alcun vendor, non fanno riferimento ad alcun integrator, e quindi sono puramente indicative. Okay? Per cui tanto vale restare a un livello abbastanza elevato, come abbiamo fatto noi, parlando della piramide di Anthony oppure del modello AT, e capire sostanzialmente quali sono le tipologie di processo principali. Giusto per darvi un'idea, ci sono segmentazioni per industrie di processo, telecom, utilities, banche, assicurazioni, vendita, non entro nel dettaglio. Date un'occhiata giusto per capire quali sono le caratteristiche principali di questi domini. Poi è ovvio che se andiamo a prendere questo è un esempio di segmentazione dei sistemi informativi per il settore insurance. È ovvio che cambiando il vostro fornitore di sistemi informativi o l'integratore, quelle caselle potrebbero variare un po', però indicativamente
quelli sono i principali tipi di processo. Quindi potrebbero essercene qualcuno di più, alcune potrebbero essere riunite, ma sostanzialmente quel tipo di processi sono abbastanza stabili e standard per quel tipo di dominio applicativo. Per concludere, abbiamo visto che è possibile andare a raggruppare i sistemi informativi secondo diversi criteri, in base al livello aziendale, in base alla funzione aziendale, oppure in base al tipo di processo, quindi primari, di gestione e di supporto. E abbiamo visto che soprattutto quelli di primari, che sono verticali, sono molto specifici, quindi dipendono pesantemente dal tipo di dominio. All'interno del dominio poi ci sono diversi punti di vista, quindi ogni produttore di sistemi informativi avrà la propria segmentazione. La cosa importante da ricordare è quali sono i criteri con cui voi andate a identificarli, perché i criteri per identificare i sistemi informativi sono anche quelli che vi servono per capire quali sono le aree in cui i sistemi informativi esistenti operano, ma anche le aree eventualmente scoperte in un'azienda. Quindi quelle sono una guida per capire dove effettivamente potete andare a operare e dove effettivamente è possibile andare a vedere dei miglioramenti. Un secondo aspetto importante riguarda tutta quella serie di acronimi e sigle che abbiamo visto e che vengono utilizzate abbastanza frequentemente per fare riferimento a un certo tipo di sistema informativo. Per cui vi diranno o vi parleranno di un PLM o di un CIM o di un MRP, facendo riferimento a un certo tipo di sistema informativo che copre grosso modo un'area. Quelle sigle non sono precise, non esiste una definizione univoca, sono molto vaghe. L'importante è che voi siate in grado, data una di queste sigle, di capire sostanzialmente a quale area, quale tipo di processi vengono coperti. E altrimenti resta una sigla e quindi non sapete di cosa si sta parlando. Quindi avere un'idea di quello che sono i criteri di classificazione e del significato di queste sigle è sostanzialmente la parte importante da ricordare per quanto riguarda questa parte di classificazione. Direi che con questo per oggi noi chiudiamo e ci rivediamo lunedì.